Salve a tutti ragazzi, ben trovati su Fautore Gaming Network. Eccoci qua per Sicuro l'Inside Xbox. Cominciamo come da countdown una decina di minuti prima, insomma, per ciò che tutti abbiano la possibilità di arrivare. Così ci prepariamo e così magari vediamo un po' anche di speculare un po' su cosa si potrebbe vedere, perché in teoria l'unica cosa sicura dovrebbe essere appunto il gameplay trailer di Assassin's Creed Valhalla. Ecco, da quello che ho capito forse non sarà neanche un vero gameplay, ma un teaser dove ti mostrano un po' di meccaniche, ecco. Quindi ecco, peccato, mi sarebbe piaciuto vedere un vero e proprio gameplay, ma insomma ci accontenteremo, è già qua nel cuore. Dopo il video di Kevin, per tutto il resto ancora non saprei. Quindi mentre si pensa, io controllo che sia tutto in ordine, perché è una delle prime volte che faccio streaming di ste robe, quindi devo essere sicuro che funzioni tutto a dovere. Allora, io intanto ho visto di dovere che in teoria dovremmo esserci. Più che altro che volevo cominciare un po' prima per capire bene i volumi, visto che c'è questa musica di sottofondo, si può capire, e perciò la utilizzeremo per capirci qualcosa, perché se no casino. Allora, vediamo. Ok, allora, il robottino funziona, la capriole c'è, quindi qualcosa di buono stiamo facendo, dovrebbe funzionare qualcosa. Salve capriole, faccia sapere i volumi, soprattutto, ecco, i volumi sono la cosa che più mi preoccupano, perché per vedere sembra essere abbastanza onesto. E quindi ecco, da capire. Adesso ho messo la musica abbastanza bassa, penso si possa alzare, ecco. Penso si possa alzare. Casomai, ecco, dammi tu un primo feedback. Salve a Pit, ma qual piacere rivederla, caro. Ben arrivato, dai. Questa è una live senza spoiler, così sicuramente abbiamo anche il buon Pit, che giustamente alcuni giochi non li ha seguiti perché non voleva gli spoiler. Ecco, musica è bassa, ok, immaginavo. La proviamo subito a settarla nella maniera giusta. Mamma mia, ho fatto delle robe pirotecniche per aver tutto funzionante. Ok, l'abbiamo alzata in maniera più o meno sensibile rispetto a prima, quindi casomai poi fate sapere com'è. Bene, sono contento perché sembra stia funzionando tutto. Questa è una cosa quasi inaspettata. E quindi molto bene, molto bene. Mi dispiace che purtroppo non ce l'ha fatta Giangiame. Mi dispiace molto, doveva esserci anche lui, ma ha troppo casino. Però, come ha detto stamattina dopo pranzo, cioè, come vi dicevo prima, insomma, durante Final Fantasy VII vedremo di recuperare da giugno in poi. Un po' musica bassa, ok, la musica è ancora un po' bassa, allora la possiamo alzare un po' di più, perché comunque quando ci sono i giochi quando ci sono i giochi a schermo, chiaramente principalmente vanno sentiti loro, e poi ovviamente io potrei commentare al volo qualcosa, perché darò voce ovviamente ai miei pensieri di tanto in tanto. Ok, comunque direi bene, dai, che non manca tanto, dovrebbero essere belle puntuali. Speriamo. E sono molto curioso, devo dire, sono estremamente curioso, perché sarà il primo vero assaggio probabilmente di Next Gen, dopo tanti numeri, teraflop, architetture, CPU, cazzi e mazzi. Alla fine il videogiocatore di sta roba non dovrebbe fregare niente o quasi, dovrebbe interessare il gameplay e basta, e finalmente avremo il gameplay. Momento, sto facendo casino, ma per un buon motivo. Ok, ora è giusto, ora è meglio, ora lo schermo è meglio. Stavo dicendo, sì, ci hanno spipolato tanti numeri, ma alla fine il giocatore vuole i giochi, e quindi oggi dovremmo avere una carrellata di un po' di giochi che spero siano interessanti. Cosa mi aspetto da questa concorrenza? Chiede Pit. Mi aspetto di vedere chiaramente dei giochi interessanti, mi aspetto di vedere grandi cose da Assassin's Creed, onestamente. Ecco, partiamo con ordine parlando di Assassin's Creed, che ho grandi aspettative sul gioco dopo il trailer di lancio. E dopo aver letto anche qualche articolo sulle varie meccaniche, mi sono gasato tantissimo. Se adesso questi articoli dove spiegavano le meccaniche di gioco me le fanno vedere in video teaser, insomma, qualcosa del genere, potrebbe essere estremamente gasante, perché appunto Assassin's Creed Valhalla mi ha fatto un'impressione bellissima. Penso di averne già parlato con diversi di voi, ecco, che
ho saltato molti Assassin's Creed proprio perché non mi convincevano per niente, o questo invece mi sta convincendo molto, quindi bene. Dopodiché, cosa mi aspetto d'altro? Allora, in teoria dovrebbe essere una conferenza non tanto incentrata sulle esclusive, quindi mi aspetto dei giochi di terze parti, e per me è un bene in realtà, perché appunto da possessore PlayStation 4 e da futuro possessore PlayStation 5 potrei vedere delle cose che mi interesseranno quando arriverà questa next gen. Ecco, però mi piacerebbe vedere anche, non lo so, diciamo che se mi fanno vedere, non so, un paio di minuti di gameplay, che ne so, di un Forza Horizon o anche un Forza Motorsport per Xbox Serie X, così giusto per far tastare il terreno della next gen, sarei contento. Però non vorrei puntare troppo alto. Dico questo perché questo è il primo assaggio, diciamo, concreto, no? Quindi non penso spareranno le cartucce più alte già adesso. Diciamo che una o due chicche forse ci possono essere. Però teniamo conto che se durerà neanche un'ora, quindi puoi stimarla intorno ai tre quarti d'ora. Salve alla Tyra intanto! Perché con questa faccia moccolosa? Cosa è successo? Dicevo, sì, un paio di chicche forse te le puoi aspettare, ma è il primo petardino che lanciano di next gen. Ecco, hanno già detto che a giugno ci sarà un'altra conferenza, sempre sulla, penso un po' più specifica sulla macchina Xbox, forse, da quello che ho capito. Però appunto c'è una prima vibe counter secondo me. Dopodiché chiaramente nei mesi a venire, luglio, agosto, probabilmente faranno casino con tutte le bombe del caso. Però oggi, ecco, penso si debba rimanere tranquilli e semplicemente gustare quello che verrà mostrato, perché sarà comunque il primo passo verso questa next gen che, nonostante tutti i casini mondiali, il coronavirus eccetera, sta avanzando, sta cercando di avanzare mantenendo la tabella di marcia per questo fine anno. Quindi, ecco, se ce la faranno, molto bene, molto bene, vuol dire che hanno lavorato duramente, sodo e bene, e ne gioviamo anche noi come giocatori, ne giovano loro come aziende che devono fare soldi, ecco. Quindi sì, sono molto curioso, ecco, le aspettative cerco di mantenerle caute, perché comunque appunto è il primo appuntamento serio dove si vede qualcosa, però comunque la curiosità è tanta, perché comincio ad aver molta voglia di next gen, devo dire. Sento proprio il bisogno di un cambio macchina, e da come le hanno presentate, al di là del teraflop in più o in meno, che onestamente a me frega una sega, a me piacciono tutte e due le macchine, anche se ho la preferenza PlayStation, ecco, proprio a prescindere dalle potenze varie, sono molto curioso e basta, proprio di vedere tutto quello che c'è da vedere per qualunque piattaforma. Comunque Sony o ha qualcosa in mente, si nasconde o dorme? Guarda, sono più propenso per la prima, perché dire che Sony dorme, difficile, con l'impero che ha creato non credo siano sprovveduti, perciò sono abbastanza fiducioso che abbiano i loro giochi importanti. Più che altro, secondo me, avendo questa, cioè Sony è nella posizione di vantaggio, non sta in alto, quindi lui può studiare dall'alto in basso le mosse Microsoft e muoversi di conseguenza. Poi non te lo verranno mai a dire, però il fatto che hanno mostrato le immagini del pad mezz'oretta prima, il pad di PS5 parlo, tipo mezz'ora, un'ora prima dell'evento Xbox, cosa è successo? Mi sembra un mese fa, tre settimane fa, non ricordo, già lì ti fa pensare che sia una stilettata, no? È come se non avessero bisogno di fare un, cioè Microsoft ha più bisogno di Sony di far vedere le sue potenzialità, perché deve recuperare terreno, no? Secondo me bisogna tenere presente questa cosa qui. Microsoft deve far tirare fuori gli artigli, far vedere che è potente, ed effettivamente secondo me è potente, ma dopodiché deve fare i conti con Sony, che non è l'ultima sprovveduta, l'ultima arrivata. Quindi io la vedo come che Sony può aspettare le mosse Microsoft e poi agire di conseguenza. Avranno i loro piani, insomma, però possono aspettare per vedere un po' come vanno le cose. Intanto 23 secondi, attenzione, mezz'ora, dice Gabriele, sì, perché ho detto mezz'ora anziché, è stato un intreccio tra mezz'ora e ora, è mezz'ora, lasci fare.
Ma come Tyra c'ha sonno? Ma c'hai sempre sonno, figa! Sono le 17, come fai a avere sonno? Ma non si può, sono le 17 in questo mondo, sì, credo di sì. Eccolo l'are, Sares il saggio, giusto in tempo, attenzione, buona visione, subito. Vediamo cosa ci aspetta. Peggy 18, va bene. Hey everyone, this is Aaron Greenberg from Team Xbox. I'm excited to be coming to you here live from my kitchen. I'm drinking non-stop drinks out of the world's fastest, most powerful fridge. Xbox Series X a forma di frigola là in fondo. Ma quanto è bella sta cosa goliardica che hanno fatto. What are we doing this summer? Well, we're not taking the summer off. We're working hard. Teams cannot wait to deliver new games, new reveals, new news for you. So it's time to get hyped. You're going to see today the first ever Xbox Series X gameplay from our partners around the world. Damon Baker and Sarah Bond, the leader of our partnership team, have brought some of the best developers and creative teams to the table. They're going to be joined by Jeff, Katarina, and Malik. Team Xbox coming in strong. It's an exciting day. We know fans have been waiting for this, but also we know you're wondering what's going on with Xbox Game Studios. You guys have 15 creative teams now around the world. You blew us away at XO19. You blew us away at the Game Awards with Hellblade 2. We know you've got more. Of course we do. And with that, I want to welcome the head of Xbox Game Studios, Matt Booty, to tell us a little more. Thanks, Aaron. And hi, everybody. I want to start by saying that our first concern is really with the safety of our teams and, of course, their families. And that's why they are all working from home right now, whether it's in Sweden, the UK, Canada, or the US. And I've really been impressed with the ingenuity and the creativity that they've shown to get around some of the challenges of working from home and to keep production moving forward on our great lineup of games. And so we're excited that we will begin unveiling gameplay from our studios starting in July, including some from our newer studios. Va bene, nel frattempo mostreranno giochi partner, insomma, in giro per il mondo, e in giugno mostreranno i giochi invece first party, da quello che ho capito, e che stanno comunque ovviamente maneggiando la situazione tramite lo smart working da casa, e quindi una grande challenge per loro. Quindi con calma hanno detto, intanto vi vedete questo oggi, a giugno vi vedete i nostri lavori interni. Super giù. I could not be more excited. I can tell you we're going to work every week between now and then to deliver for our fans. But today we're going to put the spotlight on our partners and let them shine and show you what Xbox is doing. Glielo provo a dire, Ares. Let's have a go. Magari un po' di persiana sulla finestra della cucina. Vediamo, vediamo le prime cose, dai. Come detto, non dovrebbero essere grosse esclusive oggi, ma cose di altro genere. A giugno i first party. Tutti i giochi saranno ottimizzati per Xbox Series, perché sono tutto, tutti cross-gen, quindi saranno semplicemente ottimizzati. Però insomma, non sarà brutto, penso. Interessante. Sembra un'ambientazione un po' orientale, però con le armi da fuoco. Cos'è sta roba? Non penso sia mai stata presentata. Perché se no non la conosco. Un Sekiro con le armi da fuoco.
Bright Memory Infinite. Okay. What you just witnessed was Bright Memory Infinite from Playism, created from the ground up by a single individual at FYQD Studio in China. Developers are using the hardware to achieve their dreams and their nightmares in amazing ways, using the power to optimize their games the way they want. You know, higher resolutions, crazy frame rates, ray tracing, and yes, faster in-game load times. But it's also awesome to see the partner support for smart delivery, ensuring that fans only have to purchase the game once to enjoy it on whichever Xbox system they own or will own in the future. So, over the next 25 minutes, we're going to debut just a slice of the amazing next-gen games you can expect from our partners this holiday. Ok, 25 minuti, ci aspettano di fettine di gameplay, sembrerebbe. Everything you see here. Ma che sta tamarrata, dice Pete. Videocamera da mai timare. Ok, siete rimasti molto impressionati da questo primo gameplay. Sì, era particolare, dai. Diciamo che era particolare. Sit back, relax, and enjoy the following dreams being powered by it. Sì, era particolare. Beh, l'ambientazione in realtà non mi è dispiaciuta, però strano vedere quelle ambientazioni con le armi da fuoco e le macchine. Vediamo un po' cosa abbiamo. Vai di un po' di macchinine next gen ci stanno, attenzione. Questa forse l'ho chiamata io, questo sembra un Forza Horizon. No, Codemaster. Attenzione, sono interessato, dica. E anche Ares ha ragione, non hanno ancora detto la parola SSD in questa conferenza, sono un po' deluso. Cos'è sta cosa che mi ricorda Forza Horizon? È un po' anche MotorStorm dei tempi della PlayStation 3. Mi dia un titolo, signora Codemaster. Sono molto interessato. Salve Adiel! Ben arrivato. Ok, una specie di ciclo giorno e notte. La Madonna dei fulmini. Un po' di rally, vari tipi di tracciati, di strade, di... e anche di Dirt. Ah, Dirt 5, così, secco. Dirt 5 a secco, caruccio. Ma gasato però sto video. Il mio Kimco Agility, non penso che trovi spazio là. Questo sembra più horror dark. Cosa sei? Che cosa bizzarra, non sto capendo. E niente, si ritira. Kama Sutra, ce l'ho, è Kama Sutra, no? Sono delle strane... stranissimi esteri, delle statue ancora più strane. Avrà freddo. Anch'io l'ho pensato, mi sa. Mangia che buono, gnam gnam. Porca puttana che zozzeria. Scorn. Perché chiamarlo zozzeria era peccato. Che cosa bizzarra. Questo era un teaser più che gameplay, però strano. Kojima è opera tua, ci sta come... speculazione. Together,
We built order out of chaos. Each trial, each tribulation, Smart Delivery, un po' pamagna. Now we live in an age of unprecedented peace. We have prevailed. Questo sembra quasi Control, però è evidente che non lo è. Let her ascension serve as proof of our righteousness. It is in her honor that we strive. Interessante, se è una roba con le navicelle spaziali mi piace. Perché devo dire, mi mancano i vecchi giochi di Star Wars dove pilotavi gli X-Wing per far casino e guerra. Se fanno un next gen dove reintroducono questo tipo di gameplay, sono contento. This ends with us. Chorus Rises One nel 2021. Questo c'è addirittura una sorta di data. Insomma, almeno l'anno, ecco. Quindi, bene, interessante. Dalle immagini ha catturato la mia attenzione, devo dire. Sì, l'unico gioco normale è sicuramente Dirt, ma questo qua, ma no, porca puttana, vabbè, questo interessa agli americani, ma gli altri poca roba. Quest'ultimo qua sullo spaziale, ma m'ha interessato, ma ha catturato l'attenzione, ma molto molto, devo dire, molto molto molto. But hey, I'm here because I have a privilege of telling you this. Madden 21 is coming to Xbox Series X, and I can't wait to get my hands on it. It's been a journey that's older than me, and I was lucky enough to be a part of ma it. No, dai, era carina like così, they say, signorina. You have to know where you've been to know where you're about to go. Vabbè, speriamo non ci facciano un pippone con sto cazzo di Madden, che marca troia. Dopo le 3 dell'anno scorso che gli hanno dedicato addirittura mezz'ora, se non ricordo male, speriamo che qua più di 2 minuti non ci impieghino, perché su via. La parte Xbox, Microsoft, sono americani. In America sta roba va forte, dovevano fare qualcosa. Però per adesso Dirt 5 mi ha ispirato più che altro perché sembrava non il classico gioco di rally. Scusate, ma sembrava quasi una cosa più festaiola alla Forza Horizon. Per quello mi ha catturato l'attenzione. Vorrò leggere molte notizie su Dirt 5 per capire come sarà composto. Perché c'erano anche i buggy, c'erano le macchine, insomma. Da rally era un po' diverso rispetto al solito, mi sembra. Ma subito ricordato Forza Horizon proprio perché c'erano i festoni, i capannoni della festa, insomma. Mi ha ricordato subito Forza Horizon 3. Quindi quello interessante è quell'ultimo spaziale. E qua, scusate se parlo sopra, ma tanto. A pochi interessa del Madden, onestamente. A posto, grazie a Dio, huge grazie. Thanks to EA for giving us that sneak peek at Madden 21 optimized for Xbox Series X. I mean, that was awesome. So my name is Sarah Bond and I lead partnerships for Xbox. Okay. Which means I get to work with the thousands of developers and creators around the globe that are creating games on, with, and for Microsoft platforms. I just love my job because it's all about connecting creators and publishers with our fans around something that they love, games. And boy, have they been busy. They are creating right now games that are going to define the generation, experiences that are just going to blow your mind away. Okay, questa gli piace chiacchierare un po' con i vari sviluppatori mentre loro stanno facendo i loro giochi in questo esatto momento che definiranno la prossima generazione, e Amazon lavora, The support, it has just been tremendous, guys. I have never seen partners as excited about Xbox and Xbox Series X as they are right now. So why don't we take a look and see more of the great games that they have been working on. Ok, lei insomma dice che tutti i sviluppatori sono molto entusiasti comunque della macchina. Potrebbero fare cose interessanti. Vediamo cosa abbiamo qua. Questo ha delle tinte già molto più oscure, un Natale un po' andato a finire male. Paradox Interactive. Ok. Stai catturando la mia attenzione.
Ok, uno stile grafico bizzarro, tra l'altro. Cioè, bizzarro, un po' diverso dal realismo. Sì, ricorda Bioshock, è vero. Sono d'accordo, Pete. Ok, in prima persona, gang. Ok, sei in una sorta di città, direi abbastanza violenta. Mi ricorda quasi The Purge, che ti facevi i tuoi crimini come cazzo te pareva, forse. Mi ha dato un attimo un ricordo di The Purge. Night Falls. Onesto. Una mordicchiata al collo molto appassionante. Ok, poteri. Anche questo molto Bioshock. Direttamente dal 2006, la gara. Proprio come Bioshock. Ah, Vampire The Masquerade. Eh sì, quando gli ha dato il morso. Ok, vabbè, dai, sembra carino però. A modo suo sembra carino. Però sì, questo aveva molto poco a che fare con la next gen, sono d'accordo. Graficamente mi ha fatto un po' caccare. Oh, Harry. What have you done? I've traveled so very far. Che bella ambientazione. How strange that your trail ends here. Very island of my dreams. Bel colore. I was withering away. But here, on this extraordinary isle, I dare say I've found my strength again. I'm scared of what it means. I feel the call of something deep within. Whispers of things long forgotten. Will we be forgotten too? Mi sta ispirando anche questo moltissimo. Come colori, ambientazione. Call of the Sea. Ok. Sembra carino. Non si è visto granché, se non qualche ambientazione, però hanno catturato un po' d'attenzione le ambientazioni, secondo me. Neon Giant, ok. This is, or was, the Ascent Group main metropolis. Like you, most people have contracted their entire lives away to get here. Workers or indents. Qua siamo proiettati nel futuro. Un po' di alieni. The Ascent Group Arcology on Velas has shut down. If the latter is true, the corporate ground teams will already be moving in. This is a crisis supernova. The Ascent Group has collapsed. Vogliamo Cyberpunk, sono d'accordo Pete, non so se lo mostrano già oggi ma sarebbe bellissimo. Oh, attenzione però, con la visuale un po' isometrica così questo potrebbe essere un bel cooperativo potenzialmente, anche se lo stanno facendo vedere solo in single player. Però ho sempre avuto un debole per i giochi con questo tipo di visuale qua. Sì, guarda che c'è la cooperativa fino a 4. Ho visto fino a 4 personaggi a schermo con il cerchietto. The Ascent. Ok, carino. Può essere un bel giochetto, ecco. No, secondo me per adesso stiamo vedendo cose, non le punte di diamante, ma tanti giochini di contorno, chiamiamoli di contorno, che possono essere molto interessanti. Questo andrà direttamente anche all'Xbox Game Pass, c'era scritto.
bacon. No, qua là non c'erano bei colori. No, solo in uno ho detto bei colori. No, solo in quello pastellato. Ma capriole, ma che fa? Prende per il culo? Ma scusi. E oppa, invece. Il nuovo Darkseid. Beh, dopo Darksiders fatto in quella maniera isometrica, cazzo, vorrei un altro shoot. Eh sì, beh, se stringi un coltello tra le mani c'è il rischio che se tagli, signore, io lo devo dire. Comunque tanta roba, tanti trailer, The Medium, tanti trailer un po' strani, mezzi macabri, oscuri. The Medium, Holiday 2020, ok, quindi per l'uscita dalle console sostanzialmente. Hope you enjoyed the reveal of The Medium, our next-gen psychological horror game. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. We'll have more to reveal soon. Ah no, si sono avvalsi di qualcuno che aveva a che fare con Silent Hill, attenzione. Beh, in effetti sembrava una macabrata importante, C'è un gioco che non riuscirò mai a giocare, però bello, Potrebbe essere intrigante. No, non ci sta un gioco sano di mente per adesso, vita, assolutamente. Ok, questo era dalle tinte horror di un certo interesse, devo dire, dai. Parla essere dalle tinte di teaser, però catturano l'attenzione, secondo me. Bandai Namco presenta... Ok, Torifel. Che colori passi. No, guarda qua, poi capriole invece, che bei colori, che rosseggiante, fiammante. Attenzione anche allo stile dei personaggi. No, sembravano quelli tipo stile anime per un attimo, poi no. Sono in stile bouquet. Gli altri sono arrivati. Sono tipo dei clicker con un bouquet in testa anziché un fungo. Che cazzo sono questi? I'm Yuito Sumeragi. Ma l'ha presa nelle spalle, mi scusi. Un gioco flower. Ready? Ah, vedi che c'era il tipo però in stile tipo anime. Allora sì. Vabbè, della Bandai Namco, magari sono gli stessi sviluppatori di Kurt Bane, eh? Così? Che non mi ricordo se Bandai Namco era solo il distributore oppure l'ha pure fatto, non me lo riesco a ricordare. Però lo stile è troppo simile, devono centrare per forza quegli sviluppatori là, mi viene da pensare. Che dite voi? A me tra leggere Bandai Namco e poi vedere queste immagini mi viene in mente per forza con lei. E qua invece dei vampiri abbiamo tipo i fiorai. E intanto Giuamo 7, segui i fautori, grazie mille del follow, caro, benvenuto. Scarlet Nexus, ok, dai, sembra carino, cioè oddio carino, hai ragione Adil, anche Astral Chain, assolutamente vero. Ok, torniamo con un po' d'armi da fuoco, era da po' che non si vedeva, no? Attenzione, una bestiaccia. Allora, la terra è cascata in rovina, sono tornati i dinosauri, direi. Ok, cooperativo. Quando c'è cooperativo c'è sempre interesse. C'è, è cooperativo, si spara, ci sono bestie strane. Con un Janjaman mi ci vedo a far ste robe. Eh
sì, in effetti è vero, c'è sempre il dubbio se benvenuto o benvenuta, però sono andato su un benvenuto generico. Seconda istinzione, bene, bene. Dai, c'ha del potenziale. Ho visto tanti titoli con del potenziale, tutti da contorno, per carità. Ah, Yakuza. Sì, anche io mi ci vedevo in quel titolo, in effetti, Gabriele, sono d'accordo. Ecco, io Yakuza non li ho mai giocati. No, neanche a me adesso. Non l'ho mai reputato il mio genere di titolo di Yakuza. Per quanto sia molto in voga, né? Però vabbè, è onesto che lo mostrino, insomma, se ce n'è uno in cantiere. Comunque questo stile di fare Yakuza Like a Dragon intanto va bene. Comunque dicevo, questo stile di fare una bella carrellata mi piace molto. Poche chiacchiere, vai, mostra i giocatori, vogliamo vedere. Ecco, ma se non ha di dire, devono parlare, ma cosa dici, tante da dirci, ma dica. Il nuovo film di Yakuza Like a Dragon o Xbox Series X. Ok, sarà disponibile al lancio Xbox One やWindows10で発売する運びとなりました。ありがとう。全世界のファンはもちろんですね、初めてこのタイトルを手にする方にも楽しんでいただきたいなというふうに考えております。ラブ、ボニョラ、ジュンジョレイ、ファンデラサーが今回挑戦する龍が如く2条の新たな挑戦を見届けていただきたいなというふうに考えております。 Arrivederci. I hope you all enjoyed this brief lo sapevo, io ho detto, guarda che bel ritmo, ora chiacchiere su Xbox Series. Scusate, colpa mia. This is just the beginning. And personally, I can't wait to get immersed in these amazing games. But until then, I'm just gonna have to live out that fantasy via custom backgrounds in Microsoft Teams. How about I try out a few now? Maybe we'll go into the world of Scarlet Nexus, or maybe I could tear up the streets in Dirt 5, or here's a quick view of Phil Spencer's home office. Oh, sì, adesso abbiamo visto un paio di titoli veramente merdosi. Inside look at the next Assassin's Creed game. So with that, oh, mostrateci un po' di Assassin's Creed, prego. Of the highly anticipated Assassin's Giovanotto, una cuffia con l'orecchio che si sta svampando. Huge thanks to all of our partners for their hard work during these difficult times, and to you at home for joining us. Occhio che gli viene la faccia bassa qua, se la sta mangiando lo sfondo. Hear more about their thoughts on the next generation of game development. We'll see you later this summer for even more content premieres and announcements from Xbox Game Studios and our partners worldwide. Thanks so much. Attenzione, il momento topico potrebbe essere arrivato. Mamma mia, vai di vichinghi. Questo, ragazzi, io mi fido spesso dell'istinto, il mio istinto per sto titolo mi dice prendilo e stai zitto della serie, eh. E non sono un fan di Assassin's Creed, quindi è tutto un dire, ecco. Da non fan di Assassin's Creed io punto quasi un all-in su sto gioco. L'ambientazione è troppo bella. E come ricrea ste cose Ubisoft, comunque bisogna darle merito su ste cose. Ah, non Stonehenge, ci sarà allora, che c'era il quesito qualche giorno fa, se ci sarebbe stato o meno, direi che è confermato che c'è. E vai di attacco, vai di reazione, che bello. Speriamo riescano anche a rappresentare bene la violenza del popolo vichingo, beh, comunque combattevano con una grande ferocia, non si risparmiava.
vogliamo vedere di più, vogliamo vedere di più. Attenzione, è arrivato LOL Metal. Non mi so prendere il mio stipendio, stavolta mi sa di sì. Stavolta mi sa di sì, Metal, come dicevo poco fa. Mi sa che lo prendo anch'io. With its creative director, Ashraf Ismail, who's joining us from Montreal, Canada. Bienvenue to Inside Xbox. Hey, Jeff, pleasure to be here. I'm so glad that you're here because I'm a huge fan of the series. After seeing the video that we just saw, I have literally hundreds of questions to ask you. But before we get into Valhalla itself, did I just see new Assassin's Creed gameplay for the first time? Yeah, absolutely. That was gameplay nuovo. In all its Viking Age glory. Let's talk about the Viking Age, because Assassin's Creed Odyssey, Assassin's Creed Origins, these took place in antiquity. They were sun-drenched Mediterranean places, and this looks very different. It's a different time, different place. So what do you have for us with the Viking Age? Yeah, so the Viking Age, it's named after one of history's most notorious warrior cultures. And this time period is highlighted by the invasion of England by this very large, hungry Viking horde. And at the time, England was a dark age tangle of broken warring kingdoms. So this was an absolutely brutal, pivotal moment in history. Okay, si parla un po' del periodo che era un periodo scuro per l'Inghilterra, c'erano queste invasioni vichinghe, un periodo molto brutale e anche un periodo diverso e nuovo per Ubisoft da raccontare in an Assassin's Creed world. All right, so let's get a little bit more into this. There was a lot to take in that clip that we saw. I saw Viking longships. I saw some very mean-looking axes. Previously, we saw a hidden blade. So let's talk about some of the key new features that you're bringing to the table with Assassin's Creed Valhalla. Yeah, so our hero, Eivor, is a Viking raider who's going to leave the snowy mountains of Norway for the lush rolling hills of England. Propelled by the goal of settling their people and growing a thriving settlement. Now, England at this time is a hostile place. So, to succeed, okay, il protagonista è proviene dalla Norvegia, che arriva in Inghilterra e comincia a fare i suoi accampamenti su per giù, che però è una terra ostile. They'll have to gain alliances with kings and legendary Vikings, and they'll be faced with some very harsh choices as the leader of a community. Along with that, where we've reinvented combat to be visceral, brutal, tons of enemy variety, dual wielding weapons. We have a new fresh take on player progression, gear and weapon systems. We're effectively pushing every single envelope to deliver this incredible. Okay, il gameplay dovrebbe variare, sarà più brutale, quindi è questo interessante, ci saranno scelte da fare. So this whole show we've been talking about the Xbox Series X, we're talking about next gen. So as a creative director, someone creating a huge epic game, how do you take advantage of this new hardware? Well, Assassin's Creed has always been committed to new technologies in order to push the most exclusive Xbox we possibly can. And so to have something like incredibly fast loading times means that we can remove some of that friction from the immersion and create a game that's much more immersive. Norway and Dark Ok, vabbè, stanno parlando di come sfrutteranno l'hardware, ecco, siccome ovviamente ci saranno meno paletti rispetto alla cultura in gen, riusciranno a fare molto più immersivi e credibili, ci credo, onestamente ci credo. Additionally, I'm very happy to confirm that we are also offering smart delivery, which allows ok, sarà un titolo smart delivery, che questa funzionalità Xbox, che tu lo attivi e poi lo riempi in qualunque momento come un'applicazione di telefono che resta aperta, molto interessante ed innovativo per le console. Ragnar di Vikings, sì, tipo sì. Devo dire che ho visto molte similitudini con la serie TV Vikings e non può che essere un punto a favore, onestamente, secondo me. Perché è fatta molto bene, secondo me, quella serie. Si prospetta un grande, grande titolo, secondo me, dopo aver saltato tantissimi Assassin's Creed, secondo me questo qua merita fiducia, ragazzi. Per periodo storico, per ambientazione, personaggi, per il fatto che arriverà sul next gen e quindi probabilmente vedremo anche degli ottimi scorci, che già si riuscivano a vedere nelle edizioni passate, secondo me questo va preso. Secondo me questo va data fiducia. So many great games today showcasing gameplay for Xbox Series X. So let's go to Malik right now with Robert Karp from Codemasters to talk
Dirt 5. Oh, si parla di Dirt 5 right, con ragazzone qua. Trailer of Dirt 5 and it, I kind of was left speechless, but I'm going to have to get it together here because we're going to dive even deeper into everything. Right now we have Robert Carpenter, Dirt 5 development director in the driver's seat. Non ci sono gli asterischi da tradurre. Robert, how are you? I'm very well. How are you? E devo anche concentrarmi molto per ascoltare. I'm doing great. Excited to dive into this. Now, Dirt 5, obviously the newest game in the series. Let's start with locations because kind of the backdrop is kind of important for a racing game. So where are we going to be going in Dirt 5? So you saw from the trailer, we had New York, then we went to China, and then we went to Norway. We've got lots more environments than that. Each of the environments are bespokely created based in real worlds for the tracks and the event types that we play. Ok, ci saranno so diverse York, location, l'ha detto. You saw us racing over the East Bene. River when it was frozen in winter. But you can play in New York in the summer and spring and autumn. There you'll be able to race along Roosevelt Island on a couple of different tracks that gives you a totally different experience. After that, we go to Brazil. We take in the favelas and Christ the Redeemer. We have tracks in Europe, in Italy, in Arizona. So there's really a really wide range of tracks with a really colorful and wide different color palette that offer really interesting and different experiences. Ok, ci sono diverse parti del mondo e bene, ci saranno un po' sparsi e anche attenzione che aprirà per la parte di vehicolo. We have one of the widest ranges of vehicles that we've had in a dirt game ever before. So you've got the rally cars that you saw some buggies in China. We also have sprint cars, which are really cool and interesting. Ok, sta parlando della Cina con i buggy, quindi forse ogni parte del mondo avrà degli specifici tipi di mezzi in base ai tracciati, e ci saranno testogenità, direi, se ho ben sentito, e anche c'è stato un momento del video dove si vedeva un triangolino tipo innevato, quindi molto interessante anche questo, che ci sia stagionalità. Things that veteran Dirt franchise players are going to notice, and what are some things that you know they're going to notice for the first time ever? So I think jumping into the career, they're going to notice the kind of agency or the choice of the different events. But some of the new things that are new to the franchise, and one of the ones I'm most excited about, is four-player split screen. So in career or in arcade mode, where you can pick your event type and your vehicle type and your time of day, how quickly the time changes and what the weather's going to change. You can play that with your friends. So on launch day, when you get your Xbox Series X home, you boot it up, you invite a few friends over, you can all race together. That's super exciting. Four-player split screen, something that we always want to see because okay, it's always good to have ci saranno split screen, so ben capito, ci saranno split screen e tu puoi farti la carriera o l'arcade, puoi scegliere sicuramente la tua, il tuo tracciato, il momento della giornata, cose già viste però, fate un esempio che vorrei se interessante, soprattutto il ritorno dello split screen è sempre gradito, specie nei corsisti, secondo me è molto bello. So one of the things that I really enjoy about the career is the real world sponsors. So as you race, you'll sign up to real world sponsors who'll give you rewards and pay you to race for them. And talking you through that will be your mentor. He'll help guide you, give you tips and hints. And that's voiced by Troy Baker. Greetings from the booth, everybody. Oh, and Troy Baker really è come il prezzemolo nei videogiochi. Antagonist to Troy Baker, yeah. Who's the nemesis, and that's Nolan North. Thrilled to be working with Codemasters on this, playing a very pivotal character. Per usual. Also, you're going to see some pretty recognizable faces in this game, so you don't want to miss it. So as you race, you'll have to beat him if you want to win the career. Oh, that's super exciting because one, I'm excited to jump into the career, but two, I feel like a lot of players are going to be happy about having both Troy Baker and Nolan North in the same video game, so that's going to be pretty, pretty exciting. Now, again, we're super happy that Dirt 5 is part of the reveal of the first gameplay for Xbox Series X. So let's talk about some of the things that we're going to see that are specific to Xbox Series X. So Dirt 5, you'll be able to play at 4K, 60 FPS, but there'll also be an option for 120Hz. Okay, 60 FPS. So, you know, gamers know frame rate counts, 120Hz in racing, that's where the action's at. On top of that, Dirt 5 will leverage the smart delivery technology. So you buy e anche questo con Smart Delivery Technology. You can play on Xbox Series X as soon as you get a new console. You buy on Xbox Series X and you go over, you have an Xbox One in your house or in another room and you want to play in there, you can play Xbox One, so you'll always be playing the best version. And lastly is the fast loading.
So that means that giustamente hanno parlato dei, non l'avevano ancora detto in questa conferenza, ci saranno i caricamenti super veloci grazie all'SSD chiaramente. I love everything that you just said there. You buy the game, you get the best version for the platform that you own. You get in the game, loading times are a thing that everyone hates, so minimizing that is fantastic. And then you get to choose between 4K 60 and 120 frames per second. So that is pretty cool. Again, Robert, thank you so much for stopping by. I gotta say that I probably speak for everyone watching when I say that we're super excited to see Dirt 5 on Xbox Series X coming up this year. Thank you so much for stopping by. Thanks for having me. All right, we've already seen so many games so far, but the train's gonna keep rolling, so we're gonna throw it over to Katarina, who's with the Bluebird team, to talk about Medium. Horror games are a fan favorite, and the Medium promises to keep us guessing and our hearts racing. Here to tell us more about the game is Jack, game producer from the Bluebird team. Thank you so much for joining us, Jack. Hi, hello. Ma buongiorno. Can you tell us more about this game and the Bluebird team? Ok, ti parlo di Medium, quel gioco molto a tinte scure. In our first psychological horror that was Layers of Fear, the main topic was what can you sacrifice for your family? Can you sacrifice yourself? Or you want to sacrifice yourself for your passion? To fulfill ok, horror psicologico, cosa parlo di come tematica di cosa si sacrifichi per te stesso, per la tua famiglia e tematiche del genere. My mind maybe is digitalized or if I have robotic parts, where is the line? You know, like in the body horror stuff. And in the Blair Witch, of course there was the witch, there was the forest that everyone loves, but in the main topic, in the psychological horror stuff, it was PTSD. So for the medium, we have like two worlds in our game, real world and spirit world. We play as a medium that can see these both realities. So we can think like somebody can be a really good guy, but maybe inside it's not. And when you play as a medium, you have a really unique perspective to find out what is inside of other people and or what happens in different ti fanno un po' dubitare delle persone che ti stanno intorno perché magari li vedi in una certa maniera ma poi all'interno in realtà magari sono malvagi, che ne so, una roba del genere. Akira così concettualmente ha spiegato una cosa del genere, per quello sarà anche molto psicologico. Yeah, he's the best now of course for composing the music for Silent Hill series, and what was most important for us, it was his work on Silent Hill 2, because Silent Hill 2 for most of our team is the best horror game ever, and it's one of our main references when we think about atmosphere in the medium, because in one way his music is, you know, heavy, disturbing, oppressive. And okay, molta ispirazione da Silent Hill 2, che per loro è il miglior titolo horror della storia. We cooperate Akira with our composer Arkadiusz Rejkowski that create our others scores for our other games and mix these two approaches together to fill up our two worlds and our different points of view. So it was really great fun. This game is really characterized by those two worlds. Can you talk to us more about the story and these two worlds and how the players can look forward to that? Yeah, so you play as a Marianne, and she's a medium, and like, okay, giochiamo con la signorina che è una medium, or that she can see the spirit world, the second world, but she's like haunted by really one specific vision that she tried to solve, and she has some kind of a hint that the answers can be in abandoned community vacation resort. It's like a old hotel, so she go there, and then she need to, you know, find out how the vision is connected with this place and what dark mystery is there. And there two worlds came up, because our real world and our real world setting, it's like, it's Poland, late 80s, Krakow. Krakow is a very important city for Poland history. It was a city of kings. And it's of course city of Bluebird. We have company here, we live here, we love the city. And you know, it's a free Poland in that time, but because in the 80s and before, we live under the regime, communist regime, and there was like no free of speech, there was, everything was censored. And when you play as a medium, you have this unique opportunity to see even further than normal people, because you see the spirit world. And spirit world is like dark mirror of our world. Like when all your like anger, urges, secrets are reflected there. So, ciao Adil, alla prossima. Tanto presto anche finirà. So only medium can, like, you know, solve some puzzles, some mysteries,
and survive. Ok, comunque questa tipa qui è un medio, riesce a vedere un po' mondo reale, mondo really that, chiamiamolo spirituale convenzialmente, really e può dover andare in certi luoghi per capire gameplay. Eventuali misteri, perché avendo queste capacità poi chiaramente va anche a cercare di risolvere quello che vede e percepisce tramite i suoi poteri. Yeah, of course, first of all, it's the horsepower is the hardware, so having that powerful stuff as a foundation for our game, it's like it's awesome because we spent a lot of years to thinking about this game, how we can fulfill our dreams about it, but we have a problem with the platform. Like everything we thought it's too weak to fulfill our vision, but then Xbox Series X came up and we thought yeah. Vabbè, frase di rito, quelle vecchie macchine non riuscivamo a dare forma alla nostra visione del gioco, ma grazie a Xbox Series X invece ce la stiamo facendo alla grande. And un soldone, sta dicendo questo. Is the seamless gameplay, like you know, steady FPS and no loading screens, because you know you have like immersive horror cinematic experience, and you have two worlds. You can travel between them. You can travel between them. You can travel between the levels and the whole story, and not having any you know loading screens and any FPS drops. It's like awesome. And of course we use Xbox Series X in different ways. Ok, anche qua dicono che non avrai cali di frame, non ci saranno caricamenti perché Xbox, SSD e i soliti cazzi e mazzi, dai, un po' di leccata di culo va data a ste cose. I think I speak for all the fans when I say that I'm super excited to play the medium when it launches on the Xbox Series X. Thank you so much for joining us today, Jack. Also, thank you very much. Arrivederci, Jack. I want to give a special thank attenzione, you to torna all al frigo. Of our developers from around the world who pulled out all the stops to share. Scusi Aro, ma hanno detto dalla chat, se può fare meno riflesso, però, per cortesia. It's also great glielo chiede alla chat dei fautori. Things like smart delivery, really putting our fans first. And of course, we're doing that with all of our Xbox Game Studios titles. Che parla dello smart delivery perché mettono ai primo posto i giocatori, perché effettivamente è una bella cosa questo smart delivery. Studios world premieres, reveals, lots of news, mark your calendars, we'll see you then. Ok, ci saluta così, col frigo, ci saluta col frigo, signori, va bene, va bene. Allora, signori, non male, tutto sommato non male, come prima presentazione della Next Gen, non male, allora in realtà... l'hanno... c'era anche nel titolo prima, che parlavano di gameplay dei primi gameplay di Next Gen. Sì, in realtà di gameplay vero e proprio c'è stato quasi una sega, molti teaser che mostravano ambientazioni, facevano capire un po' il mondo di gioco, poi sì, qualcosina poteva sembrare del simile gameplay ma molto risicato, ecco, mi viene in mente quello dello spazio con la signora con il trucco tutto sbavato, anche se non era veramente trucco, ma per farvi capire di cosa parlo, che era verso l'inizio, con le navicelle spaziali, con lì poteva esserci un abbozzo di gameplay, potrebbe esserci stato un abbozzo di gameplay, anzi sicuramente, ma molto risicato, in questo The Medium, ovviamente c'è stato un attimino di gameplay anche in Dirt 5, qui sono i primi che mi vengono in mente, però sì, ecco, non so se qualcuno si aspettava di più, ecco, mi dispiace per un'eventuale delusione, però in realtà abbastanza onesto, perché o mi sono perso io notizia valago, se no molte cose sono nuove, che non si conosceva l'esistenza, ecco, anche questo di Medium, non credo averne mai sentito parlare, ho sentito sicuramente parlare invece di Dirt 5, vabbè, Madden esce ogni anno, quindi non serve manco parlarne. Poi vabbè, Assassin's Creed Valhalla chiaramente già esisteva, attenzione si è scassato il maxi schermo da solo, vabbè, onesto, perché non c'è più, è andato offline, va bene, aspetta che tolgo via sta cazzo di freccia, porca puttana, ok, e poi vabbè, dai teaserini qua e là di varie robe interessanti tutto sommato, ecco, diciamo che ecco, come detto anche all'inizio, addirittura prima che iniziasse la conferenza, l'ho anticipato prima, poi l'ho detto durante la conferenza, ecco, non sono i titoli di punta, non sono quasi nessuno titoli di punta, anche se alcuni possono essere molto interessanti, se li terranno per giugno-luglio, suppongo, visto che hanno detto a inizio conferenza che, ecco, non preoccupatevi, i nostri first party li mostreremo a giugno, perciò...
tempo un mesetto, si avranno molte altre novità, però ecco, l'importante è che la comunicazione dei giochi sia iniziata. Questo è stato un primo passo per comunicare i giochi di prossima generazione. Vabbè, Tyra Capriole, voi non capite bene il concetto. Io spero che i giocatori tipo Ares eccetera abbiano apprezzato un po' di più la conferenza, e casomai invece se non l'hanno apprezzata mi piacerebbe avere anche una loro impressione, ecco, sul come l'hanno percepita, cosa, se si aspettavano qualcos'altro o meno. Io in realtà tutto sommato come antipasto, perché questo ricordiamoci è l'antipasto, è la prima portata della Next Gen, perché non lo reputo un antipasto quando hanno fatto il reveal delle caratteristiche tecniche né di Xbox né di PlayStation. Questo è il primo antipasto, perché come detto noi siamo giocatori, quindi vogliamo i giochi, quindi bella la macchina, ma senza giochi serve una sega. Quindi questo è il vero antipasto di prossima generazione. E dai, tutto sommato, ecco, onestamente, a parte Assassin's Creed, nessuna grafica spacca la scena, parliamoci chiaro, nessuna grafica spacca la scena. Assassin's Creed è stato sicuramente il migliore, e poi potrebbe essere stato valido a vedere The Medium, e poi quello dello spazio che hanno mostrato all'inizio, sempre con la signorina, però non riesco a ricordarmi il nome del gioco. Così, andando a memoria, questi tre potevano essere tra i migliori che si vedevano come grafica. Però bisogna ricordare, ecco, che è tutta roba che sarà cross-gen. Nulla di quello che abbiamo visto è specificatamente next-gen. Quindi sarà tutta roba ottimizzata per le console di nuova generazione, ma nulla fatto esclusivamente per le console di nuova generazione. Quindi ecco, è un po' come quando compri il gioco PlayStation 4, ma lo giochi per la Pro, oppure il gioco Xbox lo giochi sulla Xbox One X, no? Insomma, li vedi meglio, però ecco, un piccolo upgrade, non è ancora next gen vera e propria. Diciamo che io la capo e non capivo una sega, se invece lo dicono gli altri, allora ok. No, in che senso? No, io non sono d'accordo, più che altro che non c'è stato il nulla, ecco. Per me il nulla non è giusto. Cioè, oddio, ma però lo dico io, se per te non è stato nulla lo accetto, per carità. Però poi mi fa ridere Capriole che viene lì che non è vero, ma ci sono stati bei colori. Però so anche che te non giochi, o comunque giochi, no, non dovresti proprio giocare. Se invece so che Ares gioca, vabbè, è andato via, ma peccato, avrei voluto sapere anche qualcosa di lui. Sapendo che Ares gioca, volevo vedere cosa poteva pensare. Mi sembra giochi test per le console. Sì, potrebbe essere, insomma, robe abbastanza test. Sì, beh, oddio, ci sta, è onesto. Sì, a me va bene che tu dici nulla, Tyra. A me va bene, però secondo me non c'è stato nulla, più che altro. A me non è dispiaciuto, ecco, non è nulla di eccezionale, ma. No, lo so che non c'è. No, parlavo di Adil, ma forse ho detto Ares. Può essere. E, come cosa stavo dicendo? Partiamo dal fatto che ognuno è giusto che abbia la sua opinione. Sicuramente non c'è stata ciccia. Ecco, sicuramente non c'è stata ciccia. Però ecco, forse non c'era da aspettarsela, me l'aspettavo quando ho annunciato questa Inside Xbox. Poi nei giorni seguenti che uscivano le notizie, le leggevo, avevo capito che non sarebbe stata magari la creme della creme, però dopo fai due conti, dici vabbè, onesto, è la prima volta che ne parli, quindi ci può stare. Però è un assaggino, secondo me ci sta. Interessante il fatto che abbiano presentato più cooperativo. È vero, c'era quello a visuale isometrica e quello tipo che era, si chiamava Second Extinction, no? La seconda estinzione. No, come sono stata censurata dal ragazzo? Ti ho detto che sta bene. No, io a me piace sentire le opinioni di tutti, in realtà. Anche se non sono come le mie, perché se no non ci sarebbe diversità di pensiero e sarebbe una cosa scioccante. In realtà capisco il fatto che uno dice il nulla, perché non c'era ciccia, quindi mi sta bene che tu o chiunque altro dica che c'è stata poca roba o nulla, perché effettivamente
l'unico titolone era Assassin's Creed, e vabbè, in realtà in parte si può chiamare titolone anche Dirt 5, onestamente, tra i corsistici comunque uno dei corsistici di punta, quindi ecco, gli unici due titoloni direi che erano quei due lì. Poi gli altri, insomma, possono essere di medio alto, medio basso livello, che possono fare un buon contorno, al giusto prezzo puoi divertirti, ad esempio, come detto, quello che mi sembrava Code Vein potrebbe essere, perché no, magari divertente, però ecco, non prenderei a prezzo pieno. Mancava un gioco in stile Anthem Shifai. Sì, beh, fatto con quel genere non c'era, direi, c'era roba così futuristica, però non con quello stile di gioco, ecco, perché quello lì cooperativo in visuale isometrica, appunto, era in visuale isometrica, quindi non poteva essere come Anthem, però poteva essere, mi ha stuzzicato quello lì, appunto, sia per il tipo di visuale che per il fatto che era cooperativo. Poi Caprioli dice che AC è migliore di FF7, mi sembra onesto, Caprioli, su questo argomento ti do sempre ragione, per ovvi motivi. Poi sì, c'erano diverse cose a tinte un po' oscure, un po' horror, vabbè, come si chiama, questo qua che ci hanno parlato adesso all'ultimo, l'hanno anche sviscerato un po' di più, ecco. E dopodiché c'era l'altro, no? Se ve lo ricordate, con quelle statue strane, con quei tipi bizzarri, poi a un certo punto ha tipo imboccato un tubo a qualcuno lì, che sembrava una sorta di statua, era una roba strana. Sono stati due o tre abbastanza sul dark, però potrebbero essere interessanti alla fine, quantomeno da vedere, da scoprire. Non saprei dire la portata dei progetti, se sono grandi progetti, medi, insomma, mi viene più da pensare medi, perché ovviamente non c'era nessuna casa produttrice, insomma, di giochi di quelle grosse, di quelle cicce, no? Però appunto, come detto, sì, esatto, che il Pipino si è ritirato, esatto, proprio quello là, che era verso l'inizio. Perciò ci sono state diverse cose interessanti, cioè, ecco, magari così mi spiego meglio, dove può esserci secondo me la delusione di questa, chiamiamola, conferenza, di questo Inside Xbox, perché se posso non essere d'accordo sulla qualità dei titoli, cioè nel senso che mi hanno intrigato, diversi hanno suscitato dell'interesse, la cosa che lascia un po' l'amaro in bocca è che non si è percepita la next gen a livello di grafica, no? Ecco, speravo di vedere qualcosa di estremamente pompato, solo per farti dire wow, guarda cosa potresti vedere, non tutti, ecco, magari di in tre quarti d'ora di conferenza, magari un paio di titoli dove che vedi robe allucinanti, sarebbe stato molto figo. Un pochino c'è riuscito solo Assassin's Creed, però non con quell'effetto wow che speravo. Rischia però di essere uno di quei giochi filosofici buttati più sul trailer che sul gameplay. È possibile. No, al momento non si può escludere niente, perché appunto abbiamo visto pochissimo, se non poche immagini. In realtà c'è, cioè, come vedete là, Inside Xbox First Look Xbox Series X gameplay. In realtà il gameplay non c'è stato, ragazzi. Il gameplay non c'è stato. Cioè, possono dirti quello che vogliono, ma erano dei teaser di vari progetti che, ripeto, possono essere interessanti. Però non è giusto scrivere gameplay, secondo me, sulla schermata. Qualche scena top next gen con il classico Comisum? Sì, sarebbe stato interessante. Cioè, l'avrei trovato anche più giusto, forse, perché stai presentando la next gen, in teoria. In teoria dovevi farlo anche con dei gameplay che, a mio avviso, non ci sono stati. Perché se vedere piroettare l'astronave e gameplay, allora alzo le mani. Idem se vedere la tipa di The Medium che stava tipo con la schiena contro il muro perché sennò cascava da sotto nel burrone, se anche quello è gameplay allora alzo le mani anche lì, però sai, magari una parata con un'ascia e dopo con la mano sinistra poi con la mano destra con un'altra ascia in mano e gliela piantavi nel fianco in inglese in Assassin's Creed, ecco, quello sarebbe stato gameplay più interessante. Tutti i giochi, inutile dirlo uno alla volta, non c'è stato gameplay, questa è la cosa secondo me più disturbante di questo
inside Xbox, perché dopodiché è giusto che ognuno dica che c'è stato poca roba, oppure che come me è stato intrigato da diversi titoli, però ecco, ti intrighi tramite il teaser, no? Non perché hai visto, oh guarda sta meccanica che figo, o che ne so. È stata una cosa un po' freddina, ecco, dal punto di vista gameplay, visto che l'hanno spacciato per questo. Come idea, come concept, interessante graficamente, invece non ho visto nulla per gridare al miracolo, perché hanno messo anche loro le mani avanti dicendo che sono tutte robe ottimizzate, no? Perché così ti metti un po' delle mani avanti, no? Non aspettatevi cosa next gen, no? Sono sì next gen, ma ottimizzate per next gen, però ecco, non basta, secondo me non basta. Quindi sì, hanno queste due pecche secondo me enormi per una conferenza del genere, che non c'era gameplay e non c'era nulla per gridare al miracolo della nuova generazione. Servirebbe una risposta di Sony adesso. Penso che entro maggio qualcosina si potrebbe vedere. Loro secondo me sono più verso giugno-luglio, non so perché io mi aspetto Sony più verso giugno-luglio, però magari qualcosina a fine maggio già ce lo fa vedere. La possibilità c'è, secondo me la possibilità concreta c'è, però non so perché me ci rivedo più verso piena estate. Però sarei felice di essere smentito e che diano una bella risposta. Cos'è sta roba? Dai, dai, l'alzare le mani con tanto di fuoco, beh, se incendiano le mani così. Quindi ecco, dai, non so se qualcun altro voleva aggiungere qualcosa, io molto felicemente lo leggo e poi rispondo. Però ecco, il mio punto di vista è che qualcosa si è visto, nulla di enorme, ecco. Nulla di enorme, qualcosa di interessante invece sì, diciamo che un 3 titoli, 4 dai, potrebbero essere accattivanti. Per una live così un po' di hype me lo devi dare, anche se mi presenti giochi non AAA, è vero, sì. Tante volte basta un po' di gameplay in più, no? Ecco, che ne so, un po' di gameplay in più, qualche, insomma, devi mostrare un po' i muscoli magari, no? Con il titolo che hai dato alla conferenza, secondo me un pochino di muscolo lo dovevi mostrare, e io personalmente non l'ho visto, ecco, non l'ho visto. Ho visto appunto delle idee interessanti, insomma, che non sono AAA. 3 titoli per te, sì, onesto, dai, vabbè, Assassin's Creed, più o meno a memoria vi dico quali per me, insomma, Assassin's Creed, che però già lo trovavo interessante prima. Dirt 5 è sembrato interessante. Poi c'era quello tipo nell'isola, in quell'isola un po' pastellosa, quella con i colori belli, per capirci, così anche anche Caprioli capisce. Poi The Medium può essere accattivante, ecco, io sì, come dice Tyra, giochi che non comprerai mai perché fanno paura, esatto, però questo non vuol dire che oggettivamente puoi dire che non ti interessa, cioè quel The Medium potrebbe essere interessante, quindi siamo a 4, e poi dai, ci metto quello in visuale isometrica, anche se in realtà a impatto grafico non mai esaltato. Poi vabbè, c'era quello con i dinosauri, roba, boh, che era un po' strano. Ecco, quello che sembrava con la grafica fatta meglio era proprio la prima cosa che ci hanno mostrato, che era, esatto, Call of the Sea. Come si chiama? Quello primo nel Giappone con le armi, ecco, diciamo che il concept era strano, combattere con le armi da fuoco lì in quelle ambientazioni, però beh, se lo fai bene può riuscire anche interessante. Quello sembrava forse quello con la grafica un po' più pompata, forse. E poi un po' il nulla da quel punto di vista. Bloodlines, Assassin's Creed e Cause of the Sea, onesto. Sì, è vero, Bloodlines anche era accattivante. È vero, sì, allora qualcosina c'è stata di carino. Però ecco, nulla da dire, ah, questo cazzo ci siamo proprio, questo è l'imperdibile della Next Gen, questo è proprio mancato. E qualcosina potevano mettercelo, secondo me, ecco, proprio giusto per dare la chicca al pubblico, no? La chicca al pubblico, secondo me, va data, no? Anche perché diciamo che in questo momento mediaticamente sei in vantaggio su Sony, no? Quindi potevi azzardare a mostrare una chicchina, proprio una,
per far gasare e poi vabbè basta, puoi mostrarvi quello che devi mostrare, però una chicchetta invece ci sono, secondo me si sono con quella che faranno un evento al mese, perché se non lo sapete l'Xbox farà un evento al mese, infatti all'inizio conferenza avevano detto che il prossimo sarà a giugno, mostreranno i first party se ho ben capito, si sono fatti bastare l'esclusiva di mostrare in anteprima Assassin's Creed, ecco, quello per loro si vede che è stato sufficiente, oddio, non è una cosa brutta da mostrare in esclusiva, quindi per carità. Però ecco, magari qualcosina in più non mi sarebbe dispiaciuto, ecco, varie idee interessanti, nulla di eccezionale che possono fare da contorno ai titoli grossi, però va bene, ecco, ricordiamoci che questo è l'antipasto tra l'altro di Xbox, dobbiamo vedere ancora antipasti di Sony e poi le portate principali sia di una che dell'altra, anche per un discorso di attirare la clientela. Io non sono cliente Microsoft e non mi hanno attirato dalla loro parte per ora, sono d'accordo come ciclo, non ho capito il messaggio di Tyra, se puoi spiegarti, cerco di capire a cosa ti riferisci, perché non credo di aver capito a cosa tu ti riferisca. Comunque sì, no, stavo guardando anche quello di Ares, sì, effettivamente questo qui, allora, chiamarlo passo falso è una parola grossa, ecco, attenzione. Però con tutta la bella presentazione che hai fatto fino ad ora della tua macchina, delle sue caratteristiche, eccetera, ecco, l'hai mostrata al pubblico come la console next gen più potente al mondo, no? E dopo, svelando le carte di Sony, hai la certezza che sulla carta sei la più potente al mondo. E poi ci mostri ste merdine. Peccato, ecco, un'occasione persa, ecco, più che un buco nell'acqua, ecco, un'occasione persa, e poi, come dice Ares, non ti attira dalla sua parte come cliente, ecco, perché se fino adesso hai fatto un bel marketing con la tua macchina più potente al mondo, come console ovviamente, e tutti l'hanno guardata con interesse, secondo me, io stesso che sono per la PlayStation tutta la vita, ma riesco a mantenere sempre un po' di oggettività, ho riconosciuto che la macchina è potente, però ecco, non hanno mostrato mezzo muscolo in questa conferenza per quanto mi riguarda. Ah, ok Tyra, ok, il ciclo di reveal, diciamo, ok, sì, allora diciamo che se le volte al mese sono intervallate in mezzo con varie notizie, allora diventa interessante, se no sì, sono d'accordo che se tu intendi che è una bella cagata perché è troppo poco, allora sono d'accordo, avrei preferito un po' più spesso notizie, ecco, confido che ecco, facciano cose grosse una volta al mese e poi nel mezzo, nei 30 giorni in mezzo tra un appuntamento e l'altro, comunque che svelino un po' delle chicche qua e là, ecco. Magari ecco il ciclo di giugno sarà dedicato ai gameplay, però magari tu nel frattempo da domani fino al giorno della nuova presentazione di giugno magari mi fai qualche teaser, guarda, ti faccio il teaser, non so, di Halo Infinite, che ne so, ah, perché lo vedrai a giugno un bel gameplay corposo, allora ok, ci posso stare, ti aumenta l'hype perché nel mese che ci separa da questo nuovo Inside Xbox, o come si chiamerà, tu mi dai qualche indizio su cosa si vedrà, mi fai venire la culina alla bocca, poi arriva l'evento e sarà interessante. Se invece c'è una sorta di silenzio tra un mese e l'altro, allora diventa pesante. Però ecco, non credo ci sarà silenzio. Qualche rumor, beh, ma i rumor onestamente mi hanno rotto il cazzo, perché non ne beccano uno. Quindi onestamente sì, spero facciano della comunicazione un po' più sibillina tra un mese e l'altro, così poi ti accompagnano alla conferenza con tutto l'hype del mondo, come ci intendevi dell'altro. Io voglio interpretarla come l'ho interpretata io, che mi è piaciuto di più, ecco. Ok, e questo un po' è quanto, ecco. Quindi dai, sicuramente una conferenza tiepida, non mi aspettavo nel senso, se faranno sempre questo tipo di conferenza, allora possono evitare. Secondo me sarà un crescendo, Tyra, ecco, questa qui sì, è stata sicuramente, chiamiamola sottotono, ma appunto non per i giochi mostrati, attenzione, perché i giochi mostrati possono essere interessanti, ma per il modo in cui sono stati presentati. Ecco, non mi è piaciuto il come li hanno presentati e non il gioco in sé, che può essere interessante, ma quello va a gusto, chiaramente.
Io penso che andranno in crescendo, sì, dai, speriamo, anche perché se la prossima è sui first party la toppano, Tyra vuol dire che tutta sta comunicazione fatta bene fino a ieri, da oggi poi diventa un macello. Quindi ecco, speriamo vada bene, così che siano più movimentati, più interessanti soprattutto. E soprattutto io aspetto con fervore quelli di Sony, che sono la mia bandiera, ecco. Chiamiamola Bacon allora. Beh dai ragazzi, è vero, è vero. Allora, i titoli erano tiepidi, quello che hanno mostrato era tiepido, ma sui colori abbiamo fatto centro. Sui colori, devo dire, hanno fatto centro, specie con The Call of the Sea. Quindi, ecco, sui colori 10+. Ormai gli ha dato la chiave. Cazzo, ormai su qualunque gioco mi verrà a dire che ci sono i bei colori. Lo so, Ares. Involontariamente ho scatenato l'inferno. Cioè, nelle prossime conferenze mi si deve un po' No, in che senso? No, si alzerà il livello della comunicazione. Non so cosa tu abbia capito, Tyra, e non voglio saperlo, ma si alzerà sicuramente l'asticella della comunicazione con delle cose più pompate, più interessanti. Perché vedremo... Vabbè, Senua Sacrifice... Hellsblade ce l'hanno promesso, perché c'era l'immagine a inizio conferenza mentre ci dicevano che vedremo ste robe a giugno. Poi mi aspetto altre cose e anche qualcosa che ancora non si conosce, che l'hanno tenuto in sordina per far sorpresa. La prossima sì, dai, penso sarà interessante, si spera, però secondo me ci sarà una buona probabilità. Cosa ride, lasci fare, no, che conferenze, osè, qua siamo seri, oggi abbiamo fatto anche una live seria, questa è stata una live seria, signori, non battere, no, state sputtanando la live seria, qua abbiamo fatto abbiamo seguito la conferenza con serietà, abbiamo fatto le traduzioni meglio possibile, in tempo reale, ascoltando con estrema serietà, no? Ora non potete mandare in vacca tutto. Allora, io non lo so in che sensi lo fate voi, non voglio sapere. Tra metaforico, realtà, battere bandiere, io non, nel dubbio in questo momento non batto niente, perché è diventata una chat pericolosa. Quindi sì, dai, concludiamo, signori, concludiamo in bellezza senza sfociare nell'osè, che qua voi siete molto birbanti, guarda che bisticciamo qua se venite avanti. Quindi in definitiva, tiepidina, un Inside Xbox tiepidino per i contenuti mostrati più che per i titoli, ecco, ci tengo molto a specificare questo dettaglio. I titoli possono essere interessanti, ma i contenuti mostrati sono stati un po' tiepidi. Però appunto, come detto, è un antipasto, quindi vedremo i prossimi mesi e i prossime settimane cosa ci sarà. Ho fiducia che vedremo belle cose in Xbox, perché comunque si stanno dando molto da fare, ma molta fiducia ovviamente anche in Sony, che non vedo l'ora di vedere i loro primi lavori, veramente tanta roba, sono veramente molto curioso di vedere anche quello, ma tocca aspettare ancora un po' perché non ci sono date. E niente, questo è quanto. Io vi devo ringraziare moltissimo per averla seguita insieme a me. Voto 6,5, sono abbastanza d'accordo come votazione, perché il tiepido secondo me sta intorno al 6,5, esatto, tra il 6 e il 7 è tiepido. Quindi ecco, no, vi ringrazio ancora per averla guardata insieme a me, anche se non è stata sicuramente la migliore conferenza, ma ne vedremo sicuramente di migliori a breve, insomma, quest'estate, quindi sarà una bella estate rovente. Grazie a chi ha eventualmente followato, ci vediamo presto per altri live qui e su YouTube, quindi grazie mille ancora e alla prossima, un saluto, ciao ciao.